Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. 20 gol e tanti sorrisi. Si conclude con un punteggio dilagante la prima fase di ritiro del Palermo a Bad Klerkinchem. I rosanero ieri pomeriggio in amichevole hanno rifilato 20 gol ad una formazione dilettantistica austriaca, il Krumpendorf. Sugli scudi Abel Hernandez, la pantera rosanera ha messo a segno la bellezza di 10 gol, tutti simili ma belli da vedere. Il calciatore, che non dovrà far rimpiangere l'assenza di Cavani, si è mosso bene, ha strappato gli applausi di Rossi e Zamparini e si candida quindi per un posto da titolare in campionato. Gol anche per Liverani, il giovane Laribi, Maccarone e Bertolo. Curiosità: gli austriaci hanno segnato 2 gol, ma a farli è stato Pastore, che nella ripresa ha giocato contro il suo Palermo. Oggi ultimo allenamento allo Sport Plaza, poi rompete le righe. Lunedì si torna a lavorare a Sunfight. Bilancio di questa prima fase di ritiro a Bad piuttosto positivo. Sentiamo cosa ne pensa il tecnico rosanero, Delio Rossi. Io sono molto soddisfatto, anche perché adesso... adesso il lavoro è basato su forza resistente e soprattutto sulla resistenza aerobica. E adesso è come un contenitore, ci devi mettere tante cose per avere quella base che poi andremo a scremare e lavoreremo più sulla qualità, più sulla brillantezza. Quindi mano a mano caleranno le distanze e sicuramente migliorerà la brillantezza. Però questa è una base che se non ce l'hai non te la ritrovi. Buone notizie dall'infermeria per il Palermo. Ieri il giocatore Fabrizio Micoli si è sottoposto a Roma presso Villa Stuart dal professor Pierpaolo Mariani ad un controllo di routine che ha dato esito molto positivo. Mariani inoltre si è complimentato con il Palermo Calcio per come è stato seguito il programma di riabilitazione del calciatore. Questo è il comunicato del club rosanero. Il difensore argentino Ezequiel Muñoz, ormai ad un passo dal Palermo, parla ad una radio argentina. Sembra che me ne vado dal Boca, devo andarmene, mi spiace lasciare il club, però bisogna anche pensare all'aspetto economico e al fatto che si tratta di un club europeo, quindi il Palermo non mi sento titolare né riserva perché ogni giorno un giocatore deve dimostrare in campo il suo valore. Parla Fabio Liverani, il centrocampista rosanero, alla Gazzetta dello Sport. Dice così: il presidente Zamparini mi ha rassicurato, mi ha anche detto che nelle stagioni in cui ho avuto il contratto in scadenza ho giocato i campionati migliori. Lui ha sempre mantenuto ciò che mi ha promesso. Voglio giocare altri 2 anni, sono sicuro che resterò a Palermo. Non ci saranno problemi. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.